è da Roma. Con lo stilio. Nel senso che... so bellicoso per definizione, lo senti il nome mio? Ostilio. Puzza. Non lo senti come puzza. De polvere e de strepito d'armi. Basta! Basta con sta pace de Numa, non se ne può più. La pace è per i morti, la guerra è per i vivi. Gagliardo sto concetto d'altissimo tenore. Però è contraddittorio, in guerra c'è se vuole. Ma non fa niente, niche la vittoria alata bacia solo sulla fronte del vincitore che non è mai il migliore, che non esiste, ma è sempre il più forte. E chi è forte? Un'altra ragione della forza! Per aggredire il prossimo. Certo, per fare la guerra non basta dichiararla, ci vuole il casus belli. E bisogna rivendicare la giusta causa, che per essere giusta deve essere sempre accompagnata dal favore degli dèi, che siccome sono partigiani e capricciosi, non te puoi fidare. Io non mi fido e faccio bene. Ma da un po' di tempo gli albani passano il confine, ci fregano le mandri e ci spostano il termine. Il termine non è una pietra spersa per la campagna, il termine è una specie di Dio che non se può spostare, perché delimita la proprietà privata e il territorio nazionale, e il termine quello nostro, e il termine quello dell'altri se può spostare, perché lo spazio da Roma è tutto il mondo. Allora sta a sentire che fuoco, senti che fuoco, non me la sentite. Mando agli albani li feciali, chi so, un collegio dei sacerdoti con mansioni di ministri degli esteri guidati dal padre Padriato. Il padre Padriato sarebbe il capo della delegazione, l'unico che ci ha diritto alla parola. Alla prima domanda di indennizzo da parte del padre Padriato, l'Arbani invitano tutti a pranzo. Senti il menù. Non sta a sentì che razza de menù. Funghi al miele e pesche marinate, pesce de lago in salsa di mele godogne con contorno di fave secche, carne de somaro selvatico affumicata affogata in salsa de garum. Il garum sarebbe il liquame di poltiglia d'interiore di pesce fermentato rimpuzzonita rifermentata rizzo. Poi per rifasse la bocca il dolce. De cacio! Pecorino! Basta, arrivati a metà pranzo il padre Padriato vomita. Dopo un po' si alza a piedi e fa sì entro tre giorni non ci arricate le mandrie razziate qui schioppa da guerra. Ma voi Arbani, ma come? Siamo tutti di stirpe troiana, ma ci vorrebbe il coraggio. Ma vi rendete conto, voi Arbani, vi rendete conto che si schioppa una guerra, diventa una guerra fratricida. Direi. Parlava nel vento, capirei? Noi altri romani, per fratricidio, c'avemo nel sangue, c'avemo! È vero, se lo portano appresso come un peccato d'origine. Allora, e la tendenza al fratricidio fu certamente la causa prima delle guerre civili che, che insanguinarono Roma al tempo della Repubblica. Ah, ma che fante, Roma? Tu, lo mio, non ne posso più. Mi pari una pila di fascioli. Parli, straparli, ma c'è voi da me? Al 33° giorno è scaduto. Sorti fora. È la guerra.